Fame di lavoro, 180.000 a rischio. Guardate che questo non è una contingenza, non è una strana realtà, è la conseguenza di una serie di interventi di carattere politico che fanno capo soprattutto al governo Monti, voluto dalla finanza internazionale per piegare il popolo italiano. Mancino, si fermi il conflitto, intercettazioni sempre in stallo. Qui non riescono a concludere niente questi due. Bisogna che ce ne ricordiamo. Cioè l'unica cosa che questi riescono a concludere è portare alla miseria il popolo italiano. Ora, portare alla miseria il popolo italiano significa anche agire in senso demografico, riducendo il numero degli italiani, riducendo la popolazione italica, perché un giovane che non trova lavoro difficilmente crea una famiglia e ancora più difficilmente fa dei figli. Quindi lo scopo, a nostro avviso, noi lo ravvisiamo proprio nella genetica. Lo scopo è ridurre la popolazione italiana e favorire, non a caso, l'immigrazione. La riflessione che faceva un collega con cui mi sono confrontato ieri sera era proprio questa: ormai per loro non è un problema di arricchirsi, sono già straricchi. Certo. Ormai è una questione che va sul sociale, sulla vita, esattamente, sulla riduzione della vita e riduzione della popolazione e sull'outing, sul genocidio, sull'outing, certo, essenzialmente del potere. Ormai vogliono dire all'umanità: siamo noi che comandiamo, in maniera esplicita. E l'aver messo sia in Grecia sia in Francia, sia in Spagna sia in Italia personaggi strettamente legati al potere bancario già è un parziale outing per dire: siamo noi che comandiamo e non si discute, sì, e dovete accettarlo, punto e basta. Esattamente. E in più facciamo quello che ci pare di voi, della vostra vita, di quanto dovete vivere, di come dovete vivere. E ci hanno messo infatti queste facce di facce, punto. No, diciamo, io abbiamo sempre sostenuto, Monti ad esempio è un personaggio che dà l'immagine chiara di essere un automa, previsto ad esempio da scienziati anche tipo Huxley, tipo Philip Dick, capito, nelle sue opere fondamentali, che sembravano così cose da pazzi, invece in realtà sono cose vere. Quindi Monti è l'esempio tipico dell'androide, o secondo la definizione di altri studiosi, di psicopatico, cioè assolutamente privo di sentimenti, privo di emozioni, è soltanto un burattino, un ectoplasma che deve eseguire passivamente gli ordini di altri, come si dimostra in quello che stiamo cercando di dire. In ogni caso, sempre per rimanere in un articolo di Avvenire, giovani, il lavoro non ha confini. 96% laureati italiani disposti a spostarsi per un impiego, te credo, se no dove vanno? 35,3% giovani senza lavoro in Italia, 50% la disoccupazione giovanile femminile nel sud Italia, 22,6% disoccupazione giovanile eurozona. Sul portale UE Eures oltre 1 milione di offerte, 28.000 datori registrati. Il consorzio Alma Laurea ha aperto il database con i curricoli dei laureati italiani alle imprese tedesche. Presto accordi con Francia, Regno Unito ed Est Europa. Ma questi a proposito, ieri si è tenuto il test di ammissione alla laurea di medicina e di odontoiatria. Sembrerebbe che i posti disponibili, il rapporto 1-8, cioè di quanti vogliono arrivare. Ma la cosa strana, per cui c'è stata una piccola insurrezione, è che nei testi c'erano delle domande non solo di biologia, chimica, fisiopatologia, ma addirittura domande che non c'entravano niente, sì, tipo sull'IMU. Sull'IMU. Sono anni che questi test vengono fatti in questa maniera. E quindi già per chi accede c'è una selezione naturale, c'è la mortalità, certo, l'età universitaria è oltre il 50%, ma addirittura tagliare in anticipo l'ingresso alla facoltà diventa pesante, soprattutto se fatto in questo modo. Allora, su questo qui c'è da molto da discutere.
a parte il fatto che quelli che passano sono inesorabilmente raccomandati, perché non mi risulta che ci sia un figlio di professore che non sia ammesso e che non... In Italia ovviamente, in altri paesi non succede così, questa è la tragedia dell'Italia. Non ci sia appunto un figlio, soprattutto in queste facoltà dove la massomafia agisce in maniera pesantissima, dove il familismo è all'ordine del giorno e dove appunto questi figli, fratelli, sorelle, amanti e quant'altro di professori, vedi caso, diventano anche subito professori stessi. Però c'è quell'altro aspetto invece che a mio avviso è un aspetto piuttosto importante. Io sono favorevole a un test di ammissione che, oltre alle nozioni banali che tutti dovrebbero avere di carattere giuridico, possa testare anche il livello di conoscenze reali di partecipazione sociale e umana che hanno le persone. Nei testi che sembrano strani, dove si chiede se uno si ricorda un certo film o un certo attore, non si vuole sapere se quello è un maniaco del cinema come un Walter Veltroni qualsiasi, che poi tra l'altro non è nemmeno laureato. Si chiede semplicemente di sapere se questo qui è vissuto nel bambagio o in realtà è vissuto in una maniera o nell'altra nell'ambito della società nella quale vive. Io ritengo che oggi un medico, oltre ad avere delle conoscenze, a dover avere delle conoscenze molto evolute, deve essere anche dentro la società, perché un medico che vive in un paese, un medico condotto o quant'altro, è veramente dentro la società. E basterebbe pensare a tutti i medici che hanno fatto e continuano a fare la professione di medici, sono stati grandi scrittori. Sono stati grandi scrittori perché hanno avuto l'aspetto umano della loro attività. E quindi io direi che una cosa di questo genere è molto importante. Ma veniamo a noi per quanto riguarda, avevamo parlato di Alma Laurea. Lì c'è un articolo abbastanza positivo. Dice Alma Laurea ha detto questo. Ma andiamo a vedere invece che cosa scrive chi si interessa realmente del problema. Adesso lo leggo. I dati di Alma Laurea parlano chiaro. I laureati trovano sempre meno lavoro e più studiano. 3 più 2, 3 più 2 riguarda la laurea di primo livello più la laurea di secondo livello, meno sono occupati. I diplomati si iscrivono sempre meno all'università. Una tendenza derivante dal primo risultato, ovvero prima ancora che il dato fosse esplicito, il suo sentore ne anticipava le conseguenze. Il divario tra nord e sud al solito abissale. Quello che invece spaventa è la controtendenza nei paesi più ricchi e in quelli più in evoluzione, come India e Corea, dove la specializzazione rappresenta la spinta migliore allo sviluppo economico. Riflettiamo su questo. Qui si fa di tutto perché l'italiano si abbassi sistematicamente dal punto di vista culturale, perché si vuole un'Italia ridotta a luogo di pascolo di lor signori. Posso farti una domanda su questo? Perché io ho forse un'esperienza anche sulla mia pelle. Prima il diploma, mi riferisco ai ragionieri, ai periti industriali, ai geometri, ai magistrali, già abilitavano a una certa professione. Tra l'altro, se andiamo indietro neanche molto, di 30-40 anni, ci troviamo un Andreotti a 21 anni, ma molti altri a 23, a 27 anni, già in posti di potere, con lauree fatte in età giovanissima. Sì, ma questo è a parte il fatto che noi sappiamo bene che Andreotti sicuramente è stato aiutato, ma sappiamo anche che Andreotti è un uomo di grande intelligenza. Ora, il fatto che ci vogliono sempre più anni di studio e ci vuole la laurea, poi ci vuole il master, poi ci vuole prima ci vuole la specializzazione, poi ci vuole il master e ancora non sei pronto. Non è dovuto al fatto che tutti i livelli di formazione sono un po' decaduti, la qualità e la quantità di formazione è un po' decaduta, e anche il fatto che la gerontocrazia non liberando posti, no? E quello è il punto fondamentale. Non dà la possibilità di accedere in fasce giovani a questa età. Naturale. Ma io, per esempio. E questo è la caratteristica dello stallo della società italiana. La gerontocrazia non sarà mai creativa.
I popoli creativi sono quelli che portano al potere i giovani, capito? La rivoluzione francese è stata creativa perché i morti erano morti tutti qua, gli altri vecchi, e tu era gente giovanissima. Stai per caso, capito? Suggerendo qualcosa? Io suggerirei l'allontanamento coatto degli anziani da posizioni che loro con protervia incredibile vogliono continuare a mantenere. Questo sì, coatto, si pigliano, si caraventano fuori nella misura in cui vogliono continuare a comandare. Grillo nei suoi slogan spesso c'ha ragione quando dice: c'hanno 70 anni e vogliono parlarvi di futuro. Sì. Quale futuro? Esattamente, c'ha perfettamente ragione, ma questa è la realtà vera. Andate nelle università italiane, abbiamo una marea di persone intelligenti, preparatissime, costrette ad andare all'estero anche per questa ragione, ma continuiamo quello che c'è scritto qui. Certo, non possiamo essere tutti dottori, ma l'appiattimento culturale, anzi il livellamento dell'ignoranza, ci porta verso un destino oscuro. Uguaglianza industriale, avrei detto io. Nel lavoro l'operaio odierno, ormai quasi privo di diritti, ci riporta a livelli da fine 800, dove lo straordinario era un benefit, gli incidenti la prassi e l'imprenditore era il padrone. Le funzioni sono ormai quelle di attaccare etichette made in Italy su qualcosa ideato e fabbricato altrove. Inoltre, nel passato l'operaio era erudito, attenzione a questo passaggio, era erudito senza studiare, ricco della sua cultura territoriale, orale, enogastronomica, sociale e finanche televisiva. Il laureato odierno è nella stessa situazione dell'operaio, incastrato nella catena del precariato a produrre idee senza orari né garanzie. Relegato a un computer, sfruttato, non mette mai una firma, sentendosi perennemente sostituibile, pronto ad essere macellato in favore di un vitello nuovo. Cerca una controcultura diversa da quella che gli propina una televisione pettegola, evade nella comicità volgare per timore della satira di parte, si perde nella fantasia di saghe vampiresche, nella finta socialità di chi gli ha rubato il tempo di una conversazione. L'idea distorta che il sapere sia facilmente accessibile, da cui deriva il concetto che tutti possono fare tutto e quindi vince chi lo fa a minor prezzo, rende vano il concetto stesso di studio. Ma solo in Italia, dove pensiamo di essere furbi più che dei coreani e degli svedesi, un difetto che ci sarà letale. Mi sembra che questa coincidenza tra la pseudofurbizia di questi coglioni di italiani e questa volontà di coartare la nazione italiana, ben sapendo che l'italiano medio ha una capacità creativa che nessun altro popolo ha, e a maggior ragione, come ci ricordava uno studioso di Leonardo, che più alzi la cultura, più l'attività creativa si innalza da quel livello culturale verso l'alto. Mi spiego meglio per chi non lo potesse capire: se una persona ignorante c'ha anche una grande capacità ideativa, la capacità ideativa parte comunque dalle sue cognizioni, e se le sue cognizioni sono basse, inventerà apparecchiature o quant'altro, ma partendo da una situazione bassa. Se invece noi abbiamo, come sta accadendo, perché in effetti sta succedendo questo, abbiamo molti laureati italiani in fisica che stanno facendo brillanti invenzioni negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia e in Germania. Come mai? Perché la loro capacità creativa, che è superiore alla media di tutti gli altri popoli del mondo, è tale per cui se gli dai le conoscenze sufficienti, loro possono ideare, creare e sviluppare. Strumenti e mezzi, tra l'altro. Sì.